Cari compagni e cari compagni, le assemblee organizzative che abbiamo svolto in questi mesi in Abruzzo e Molise ci hanno dato la possibilità di parlare con tante compagne e con tanti compagni ed avere un confronto franco su come la nostra organizzazione deve agire in questo tempo così veloce e con una forte crisi della rappresentanza e della dimensione collettiva. Io credo che tutti noi siamo coscienti della necessità di dover modificare profondamente la nostra organizzazione, rimasta strutturata su schemi di qualche decennio fa. Tutto è cambiato da allora: aumento delle disuguaglianze, precarietà, frammentazione del lavoro, disintermediazione, stagnazione economica, arretramento del welfare, digitalizzazione, polverizzazione delle forze politiche che richiamano la loro azione alla rappresentanza dei lavoratori. Poi è arrivata la pandemia, che ha accelerato vertiginosamente i processi già in corso, peggiorando ulteriormente la situazione. Il lavoro è profondamente cambiato e tali trasformazioni si accentueranno e senza nuove regole e nuove protezioni il cambiamento sarà solo in peggio. Nel prossimo decennio quasi l'80% delle professioni attuali sono destinate a cambiare, molte di queste scompariranno. Abbiamo il dovere di immaginare cosa succederà nel prossimo futuro se non riusciremo a sviluppare un nuovo modello sociale, un nuovo modello di protezione, uno Stato innovatore, come ci fa riflettere la professoressa Mazzuccato. Tutto ciò rende ineludibile la necessità che la nostra organizzazione si adegui ai tempi, alla nuova realtà, alle nuove esigenze ed emergenze del lavoro. E se questo è il panorama che abbiamo davanti, allora il sindacato, ancora più di quanto ha fatto fino ad ora, dovrà tutelare le lavoratrici e i lavoratori nel posto di lavoro, ma dovrà anche lottare per costruire il futuro, una maggiore protezione, welfare universale gratuito, istruzione, formazione continua, sicurezza. Ma per fare tutto ciò la CGIL deve necessariamente rafforzare il suo modello confederale, quanto mai attuale, tanto più necessario quando cambiamenti epocali della società impongono al sindacato di avere una visione, una politica generale a tutela di tutto il mondo del lavoro. Una CGIL che estende la sua rappresentanza, che nella sua autonomia sviluppa una forte condivisione con gli iscritti, che sviluppa reti con il mondo dell'associazionismo e con la società civile. Una CGIL con un suo progetto forte, alla quale la politica guarda con interesse proprio in virtù della forza di rappresentanza che esercita e della sua capacità di sviluppare adesione al suo progetto politico-sindacale. L'impegno di tutta l'organizzazione nell'elezione dell'RSU nel pubblico impiego, nella scuola e nell'università, l'estensione dell'elezione dell'RSU in tutti i luoghi di lavoro potrà rafforzare la nostra rappresentanza. In un progetto ampio vi è la necessità di un coinvolgimento pieno di tutti, delle camere del lavoro, delle categorie, del sistema dei servizi, ognuno con una visione confederale di quel che siamo, del nostro progetto, insieme capaci di sviluppare una contrattazione inclusiva e rappresentare tutto il mondo del lavoro, a partire dalle fasce più deboli. Certo, una missione difficile in un momento di crisi della rappresentanza, ma io credo che non abbiamo scelta. O andiamo in questa direzione oppure saremo condannati ad un ruolo marginale nelle scelte che il Paese dovrà compiere. E per fare tutto questo dobbiamo essere in grado di trovare le risorse per investire laddove va potenziata la nostra azione, nelle camere del lavoro, nel sistema dei servizi, nei luoghi di lavoro, lavorando perché camere del lavoro, servizi e categorie siano sempre più integrate. Rivedere la canalizzazione, ridurre le nostre strutture, completare il percorso degli accorpamenti funzionali con una nuova organizzazione nella quale, però, camere del lavoro e categorie si danno obiettivi e percorsi condivisi ed omogenei. In Abruzzo e Molise abbiamo già cominciato questo percorso attraverso l'accorpamento di due regionali e numerosi accorpamenti funzionali tra categorie e progetti a scavalco. Come in ogni cambiamento ci sono sempre difficoltà, resistenze, cose positive e impatti negativi, ma tutta l'organizzazione, Confederazione regionale, Camere del Lavoro e categorie ci hanno messo la faccia e l'impegno ed oggi tracciamo un bilancio positivo di questa esperienza che di certo deve proseguire nell'obiettivo di un costante miglioramento e di analizzare anche i nodi ancora da sciogliere, i problemi ancora aperti.
Se da un lato infatti l'avere due livelli istituzionali regionali diversi crea un aggravio di lavoro, dall'altro la condivisione del lavoro in aree omogenee per vocazioni industriali, tessuti economici e sociali, la mobilità dei quadri e dei dirigenti, la valorizzazione delle migliori esperienze e dei saperi, lo sviluppo di politiche extraconfine a cavallo dei territori, la creazione di importanti economie di scala ci fanno capire che abbiamo avviato un percorso valido. I progetti di centralizzazione di funzioni amministrative ci hanno consentito di liberare risorse e possiamo fare ancora di più e sarà utile valutare quanto può essere ancora fatto in questa direzione. Come dicevo prima, noi abbiamo accorpato due regionali, sia a livello confederale che di categorie, e questo ci ha consentito di andare tutti, confederazione e categoria, appunto nella stessa direzione. Poi, così come previsto dalla conferenza di organizzazione del 2015, le categorie hanno sperimentato accorpamenti funzionali verticali nella giusta necessità di rafforzare la presenza nei luoghi di lavoro, mentre progetti di accorpamento funzionale o scavalco tra le camere del lavoro non sono partiti. Tutto ciò rischia oggi di generare anche uno scollamento nell'esercizio della confederalità. Tutti gli accorpamenti sono funzionali e lasciano di fatto ancora intatti tutti gli organismi esistenti e tutte le strutture esistenti. Ma questo non potrà e non dovrà durare a lungo, perché le sperimentazioni devono necessariamente avere un inizio e un termine. E allora nelle riduzioni delle strutture dobbiamo dare obiettivi chiari e chiedere riduzione e omogeneità dei livelli. Minuti. In una discussione collegiale delle Camere del Lavoro e delle categorie, dove tutte le strutture devono essere coinvolte e dove le decisioni devono vincolare tutta l'organizzazione e non solo il livello categoriale o confederale, magari anche creando degli standard di riferimento. Materia trasversale per ogni cambiamento organizzativo è la formazione del nostro gruppo dirigente, formazione valoriale affiancata anche da una formazione su come gestire il cambiamento organizzativo che noi vogliamo, contrattazione inclusiva, precariato, appalti, tesseramento, tutela individuale, comunicazione, digitalizzazione, difesa del lavoro nella transizione ecologica, contrattazione territoriale. Chiudo dicendo che questa assemblea organizzativa potrà essere una grande occasione di cambiamento o un'occasione perduta. Dipende da noi, dalla nostra capacità di collaborare su obiettivi condivisi e di prendere delle decisioni collettive che poi dovranno essere realizzate e verificate nei tempi definiti. Non sarà facile, ma è un'opportunità imperdibile e quindi da intraprendere e gestire con attenzione e responsabilità. Diversamente ci cimenteremmo solo nella pratica del tutto deve cambiare perché tutto resti come prima. Malcolm X invece ha detto che il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi. Compagni e compagne, riprendiamoci il nostro futuro.